Non è stata ancora fissata una data, forse per scaramanzia visti i trascorsi, ma il Teatro Petrarca riaprirà tra ottobre e novembre. Parola del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, che lo ha annunciato a margine della presentazione del Polifonico 2015, che proprio per l'inagibilità del principale teatro cittadino si terrà nella Pieve di Santa Maria. Già, l'inagibilità. Ma cosa manca al Petrarca per essere finalmente e definitivamente inaugurato? L'impianto di condizionamento, ricordo, da Palazzo Cavallo, ma anche i certificati di collaudo che non c'erano al tempo della riapertura in pompa magna dello scorso 15 aprile, quando a portare la fascia tricolore era l'allora pro sindaco Stefano Gasperini. In quel momento il Teatro Petrarca non poteva ospitare alcuno, tant'è vero che non si è parlato di inaugurazione ma di apertura al pubblico. Verrà inaugurato invece tra ottobre e novembre con un evento culturale importante legato alla musica, legato ad Arezzo. Massimo riserbo su tutti i dettagli, incluso il direttore artistico che ancora non è stato individuato. Ma se la stagione teatrale subirà un prevedibile ritardo, la storica struttura di via Guido Monaco verrà riaperta, con tutte le autorizzazioni del caso, il prossimo 17 settembre per l'incontro nazionale di studi delle ACLI, come precedentemente concordato. Ancorché il Petrarca non si adatti bene alle riunioni di tipo congressuale, molto meglio sarebbe stato a suo tempo dare la disponibilità non del Petrarca ma dell'auditorium di Arezzo Fiere e Congressi. Però tant'è, questa decisione non l'ho presa io, l'ha presa la giunta alla quale io mi sono sostituito, e ho dovuto mantenere questo impegno perché le ACLI avrebbero avuto grosse difficoltà dal punto di vista logistico, avendo ormai in fase di avanzata organizzazione il congresso. Quindi diciamo, ci siamo venuti incontro, loro hanno accettato il fatto che non faranno la manifestazione senza aria condizionata, ma a fine settembre questo probabilmente non sarà un problema, e che il teatro non sarà inaugurato in quell'occasione ma sarà inaugurato successivamente.